Un cordiale saluto. Analisi generale con previsioni nazionali per domenica 17 luglio 2022 e tendenza fino alle 72 ore a cura di Meteograd. Situazione ed evoluzione generale su scala euro-mediterranea. La goccia fredda in cutoff ad ovest della penisola iberica inizia il suo moto verso nord-est attratta dal flusso atlantico. Di conseguenza una bolla di aria molto calda di natura africana scorre sul bordo orientale di tale goccia fredda e tende a risalire verso la Francia andando a puntare il Regno Unito. Su queste zone si avranno temperature eccezionalmente calde e localmente si batteranno dei record. Penisola italiana solo lambita. Previsioni meteo in area italiana per domenica 17 luglio 2022. Nord. Cieli sereni o poco nuvolosi con sviluppo di addensamenti pomeridiani sui rilievi, più compatti sulle Alpi marittime dove non è esclusa la possibilità di deboli rovesci. Molto caldo con afa diffusa nelle zone pianeggianti. Centro. Poco nuvoloso con sviluppo di nubi pomeridiane sui settori appenninici che potrebbero dar luogo a sporadici e brevi temporali. Caldo ed afa nelle pianure, specie quelle centro-settentrionali versante tirrenico. Sud e isole. Sole e caldo su tutte le zone salvo della locale instabilità pomeridiana sull'Appennino Calabro-Lucano. Temperature massime in lieve aumento un po' su tutte le zone. Minime anch'esse in generale aumento. Valori sia massimi che minimi al di sopra della media con condizioni di disagio per caldo ed afa anche durante le ore notturne. Ventilazione debole a regime di brezza con locali rinforzi nelle ore pomeridiane. Mari da calmi al mattino a localmente poco mossi nelle ore centrali della giornata. Concludiamo con la tendenza su scala nazionale estesa fino alle 72 ore. La nostra penisola è lambita dalla parte più orientale di un imponente anticiclone africano che tenderà a risalire fino sulle isole britanniche. Di conseguenza il tempo si manterrà stabile e soleggiato con temperature in ulteriore lieve aumento, accompagnate da una forte sensazione di afa per elevati tassi di umidità nei bassi strati. Farà caldo anche durante le ore notturne, specie in pianura e lungo le coste. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni aggiornate.